Tetris con la fisica. Ehi, benvenuti un'altra volta a Glitcher Super Show, ero muto come al solito. Yay, qui con me. Possiamo fare il gioco, ricostruisci il discorso partendo dalle affermazioni di noi. È vero, è vero. E Narotos Games, ciao. Ciao. E non c'è nessun altro, perché quella merda di Zetto è in giro per il mondo. È in giro e Marino Mallo è in arrivo dalle botte. In arrivo dalle botte. Qui oggi giocheremo a Tricky Towers, come ho detto, che è un incrocio tra Jenga e Tetris, direi. E poi giocheremo a The Game, perché così, perché ci va, perché ci piaceva e... perché ci piacciono i soldi. Sì, perché ci piacciono i soldi. Visto che vi piace, allora vogliamo cavalcare l'onda, perché facciamo per voi, d'altronde. No, che minchia dici? Ah, non è proprio in giro, ok, vabbè. Ok. Invece vi regaliamo prima Fistful of Gun, perché sì, è Gun, non Guns, esatto, Fistful of Gun, e poi Dungeon of the Endless, il Crystal Pack con tutti i DLC possibili e immaginabili, se non questa sapete cos'è. È una frecciatina che mi stai mandando. Perché? Perché ti mancano tutti. Andati avanti. Ah no, vabbè, sì, è vero, siamo rimasti al terza puntata, però se non sapete che cos'è Dungeon of the Endless, poi andatevi a vedere il nostro giuocato. Allora, il personaggio è Samal, che esce subito prima di Isacco, con il Reaper Shiat. Non mi piace per niente questo personaggio. Non ti piace? È un brimstone con la meningite che fa meno danni di brimstone. Evviva! Ah, io ho lasciato, scusate, devo spegnere, perché ho lasciato la vecchia mod, che è quella di RPG Nova Isaac, quindi farò simpaticamente una chiusura, una riapertura. Siamo riusciti a rompere anche quella? Sì, 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 vabbè, ma quello per colpa del debug. Pronto? Banda? Pronto? A Marino? No, sono intestino mollo. Ah, intestino mollo sei. Ah, ok, ok. Non so se preferisco. Non so da dove. No, ho paura a chiederti da dove ti sto chiamando. Da dove stai chiamando? In diretta dal boudoir. Ok, dal boudoir. Esatto. Ma direttamente poi lì lì nel cesso? Oppure in Francia? O... No, sopra, cioè a un metro in linea d'aria dal computer, ma c'è un muro e mezzo, e quindi. Ah, mezzetto, Fred, ma ci ho messo un'ora. Perché adesso l'hai capito? E non capivo, perché sentivo quest'eco strano. Ma come stai? Per forza, nel cesso c'è l'eco, per forza, è ovvio. Teatrale, era proprio un Deus Ex Machina. Però lo sai che lui a casa c'ha un cesso di 54 metri quadri per 30 metri d'altezza, quindi di conseguenza fa eco, esatto. Sì. Fa eco. Piscia sulle stampelle, sui trampoli. Sì, sui trampoli, perché poi tra l'altro si è 30 metri di altezza il cesso, ma il cesso è a 22, quindi di conseguenza... Vi lascio stare, se poi tra tipo un'ora non vado più come un idrante, vi seguo in chiamata. Non vado più come un idrante è molto carina come cosa. È molto carina. Sì. Molto bella. Vai, okay. Ciao. 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 Ciao, 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 come solita maniera. Ciao, ciao, ciao. Ciao. Hai capito? Tu stai usando la tastiera o il joypad? Tastiera. Ah, ok, intanto sono caduto nel buco di cosa. Perché Shift io non ce l'ho, non so che cosa sia nel joypad. Sto provando tasti a caso, non sto ottenendo niente, quindi dovrò premere Shift. Però. Una brevissima invincibilità e niente. E stop? E basta, niente di divertente. Sì. Sto provando a premerlo, sì, ma... C'ho gli involtini di Bresaola davanti, che mi danno fastidio. Non riesco a premere. Fatemi premere. Non posso. Non preme. Non va. Oh, porca miseria. Ho premuto i tasti permanenti. Un attimo. Ho premuto 15 volte Shift. 15 volte Shift. Ovvio. Porca miseria. Cazzo di involtini. Tutto a posto. È sempre colpa degli involtini. Non va. Non va. Non ci riesco. Va bene. Fa lo stesso. Ho perso un cuore grigio. L'hai chiamato cuore grigio? Sbaglio. Sì. Sono grigi. D'altronde. Adesso sono grigi. Grazie alla... alla mod Glitcher Staff, Indie Bang Staff, scusate, che potete trovare solo su Steam.
anche i cuori adesso sono grigi. Perché noi lo facciamo per voi, ma quando voi lo fate per noi siamo molto felici. Umberto. Ah, ecco, oh mamma mia, Argon. Non avevo... Ho cercato di ricostruire quello che ha scritto Argon nella chat. Ha scritto, ma c'è un Umberto in bagno con Zetto? Umberto, ecco. Sempre meglio, ragazzi, Sì, sempre che meglio. classe. Ringraziateci per la nostra esistenza, se no come fai Ma come hai ad già avere startato queste? per i tuoi standard sei praticamente in anticipo? No, perché? Ma In effetti sono i 21:20 e sono già morto una volta. no. Come sei già morto? Avevo The Davvero? Hunt, dai. Avevo The Hunt con questo personaggio di merda. È dato che ci lasci le penne. Concordiamo? No, se tieni premuto, cioè tieni premuto fino in fondo, che ti fa la lamata rotante. Volante, ok, e sì, però sti cazzi. Perché Però sti cazzi! non fa niente di danno, la lamata rotante di No? sto cazzo. Nah. La lamata sti Non cazzi non uccide fa neanche un niente. ragno con un colpo, cioè faccio prima ad andare colpo a colpo. Che Devono stare amarezza. grandi nel giro. Camarino male. Clessi Norri che muore sempre. Come va, ragazzo mio? Cosa hai fatto di bello in questa settimana? Questa è la mia settimana libera, tra l'altro, perché avevo festa dall'università, non so neanche perché in realtà, e avrei dovuto lavorare tanto su un progetto. E invece mi sono drogato tutto il tempo. No, e invece il progetto, siamo in gruppo con uno davvero bravo, che ha cominciato a lavorarci e tempo di metterci a lavorare, lui era già andato avanti di 15 volte quello che siamo stati in grado di fare. E quindi non sapevamo che cazzo fare, cioè era proprio troppo avanti, troppo veloce, non riuscivamo a stare dietro, quindi ha fatto praticamente tutto lui. Mi sento una merda per questo, No, però, cioè, no, non ti devi noi ci sentire una abbiamo me merda. noi ci Deve... stiamo Lui è un provando. bastardo che è partito senza di voi. Vabbè, ben Dovete venga, anche nel senso che insultarlo. magari noi ci stavamo un mese, però, cioè, grazie, ma volevo fare qualcosa anch'io, volevo rendermi utile in qualche maniera, Ma avete no, ma finito. perché? Ma no, ma Non viva c'è una vita, bisogno. viva la merda. Ma sì, fai lavorare, schiavi, schiavi. In questi weekend ho avuto, diciamo, delle ore molto particolari, nel senso che avendo casa libera ho fatto una live, che era tanto tempo, Minchia. non sono riuscito a finire Abe però, e non ho attivato Shift, sono rimorto, e adesso ho i tasti permanenti Vedi, anch'io. io non ci riesco. Io non va, mio non va shift, sto tenendo premuto, sia da una parte che dall'altra. Control. Ah, perché te l'ha preso il controller? Boh, no, non lo so. Comunque fa una, hai detto che fa una piccola invincibilità? Ho Ti dà invincibilità, sì, per un breve periodo. sbagliato tasto. Non va, E ho fatto nessuno. provare, avendo a casa libera, ho avuto un po' di amici a casa, ho fatto provare un po' di realtà virtuale e ho visto una mia amica levarsi il visore nel momento in cui è arrivata addosso uno zombie. Si è proprio spaventata, aveva le lacrime agli In occhi, è stile stata cosa? In bellissima. stile Fratello Lumiere il treno? Sì, uguale, uguale. Mi Stessa sono cosa. emozionato a vedere proprio la scena, perché è stato bello, bello, bello vedere proprio che piuttosto che chiudere gli occhi, no, mi levo tutto di prepotenza perché non ce la posso fare. Mi è Tra piaciuto l'altro, tantissimo. ho visto che Samael muore in una maniera strana, a quanto pare. Cosa? Tipo, scoppia. Samael. Samuel, sì, ci rimane tipo il teschietto alla fine, Tipo, giusto? si spreme, si spreme, si spreme e si esplode, tipo in uno scheletro. Fico, carino. Io sono morto di Carino, nuovo. carino. Sì, anch'io ho dovuto ricominciare perché sono morto E non è un malissimo. personaggio particolarmente semplice. No, perché Perché tutti i dai? personaggi corpo a corpo non sono particolarmente facili in The Binding of Isaac, quindi... The Hunt di nuovo, mandatemene a pigliare il culo però, scusate, la mia Non lo so volgarità. ancora se ce l'ho, ma potrebbe succedere. Potrebbe accadere. Quindi ho cercato di trovare dell'altra gente malata di Vive per far spendere No, l'ira no, vabbè, di ho Dio. portato amici che non hanno mai avuto la possibilità di provarlo, ho detto venite, provatelo, ci facciamo ridere, a parte quella che è morta, che Prova sta. questa, dicendo prova questa. Così. Ci sono divertiti molto su Job Simulator, anche perché è intuitivo. Cioè, ovviamente, attività del secolo, tirare cose a JobBot. Che divertimento fare quello che fai di solito dalle 7 dalle 7 alle 2, però con un visore. Assolutamente sì, Divertentissimo. assolutamente sì. Ed è pazzesco, anche Divertentissimo. questo.
Ma sai che mi sta proprio sul cazzo, Samael? Così, E durante la live di Norri abbiamo scoperto che gli amici tossici di Norri sono molto peggio di lui, dicono. Vero, vero. Aspetta che un subscriber non capita da secoli, devo... Isaac 87138, grazie mille, benvenuto. Grazie per aver fatto un subscription sul mio canale Twitch. Benvenuto nella nostra grande famiglia di fattoni. Benvenuto. Okay. Cos'è successo? Durante la live stavo prendendo, mi stavo organizzando appunto con i miei amici perché dovevano venire da me e dovevamo ordinare una pizza e queste cose, quindi ho lasciato un attimo, ignorato il telefono, lo riprendo a mano, 56 messaggi. Ora, dato che sono un uomo di spettacolo, ho detto va bene, adesso vi faccio vedere qual è il dialogo medio con i miei amici. E si è scoperto che io non sono disagiato del gruppo. Io sono probabilmente una delle persone più sane. Sei un entertainer, si sa. Più avanti ti leggo le cose uscite, perché sono uscite dei neologismi che voi ve li sognate al JackSS. Roba del tuo calibro, tipo roba del... Roba del mio calibro, io sono stato forgiato in quell'ambiente. Sciallati a bestia con la felpa. Molto meglio, abbiamo un'altra subscription. Cosa sta succedendo? Kilo 99, benvenuto, grazie mille, benvenuto tra noi. Benvenuto. Oh madonna, è arrivata Marino. Ah, Marino Mallo, ci sei? Lo so che oggi c'è un po' di vento, ma mi sono perso. Come ti sei perso? Mi ha chiesto di cercare la sindone, giusto? Ah, sì, sì. Però sono andato a Stoccolma e ho scoperto che lì ho solo la sindrome. Ah, e sì, quella è un'altra. Sì, sì, sì. Hai girato a destra verso la... E sei stato rapito, giustamente. E poi ho scoperto solo adesso che ce l'avevo in casa la sindrome, che è quattrino, ma non importa. Ops. Per voi sono sindromi, oggi niente sindoni. Ciao. Ciao. Che sto per perdere. Ciao. Sto per perdere adesso, ciao. Liberati. Tutti a casa. Tutti. Intanto Riccardo Donato, benvenuto, ti stimo professionalmente. Facciamola che chi ne prende di più, mettete tutti mi piace. Mio Dio. Bisogna rilanciare la sfida. E pensare che c'è chi ci vive sul facciamo 2000 like, se no niente video, niente prossimo video di la goal post challenge di tacco. Di solito a me funziona insulti, tipo a un certo punto quando ho raggiunto un certo quantitativo di insulti che mi dicono Naruto sporca di quella troia, rifai questo gioco qua, allora dico vabbè dai, posso rifare, insomma questo è abbastanza insulto. Ci sta. Spiegate il personaggio? È un personaggio che ha una enorme ascia che fa 450, se tenete premuto fino a che non lampeggia lancia un'ascia che fa un cazzo fondamentalmente. Grazie. Fa solo l'ombra di un danno. E Shift dovrebbe dare invincibilità temporanea, ma io sono col joypad e non c'è nessun tasto che faccia quello che gli dica. Che io gli dica. No, è select a controller. Sono qua, eccomi. No. Niente, ci ho provato anche stavolta, non è andato. Charge bars. La speranza è l'ultima morte. Che cosa ho aperto? Boh, sto trapanando le orecchie, ragazzi. Cioè, ditemelo che abbasso se è troppo alto. Perché sento in effetti che Mac è un po' alto. Però se non lo è, lo dico. Sono alto io. Forse sono troppo alto io. No, ma da me. Poi metto volume alto. Tu mi hai detto io ho le cuffie, quindi. Ah, ok. E poi questo shift dovrebbe fare un'invincibilità temporanea, ma non lo fa. Quindi viene così. Potrebbe anche essere che questo oggetto, questo personaggio è uscito 2 ore fa su Steam, potete andarlo a vedere sul workshop, e l'abbiamo scoperto mentre stavamo andando in live, quindi... Com'è andata la cosa? Ok, cosa facciamo di secondo e terzo segmento? E abbiamo pensato ai segmenti, dice, bene, iniziamo, ferma tutto, che cazzo di modo utilizziamo? Guarda, c'è questa appena uscita fresca, perfetto. Vai! È fatta così, questa è il nostro... È il nostro solito cosa. Non no, che è vero, di solito credesse... Zetto trova prima, ma vabbè. Non volevo che la gente ci pensasse troppo professionali del tipo hanno scelto la cosa nuova perché sono sempre aggiornati sulle novità. Certamente. Sanno sempre cosa piace al pubblico, dove cercare, quando cercare. No. Cazzo, assolutamente ragazzi. No. Ci cade male. Allora, giù di sotto.
Non sei su TS, non siamo su Teamspeak, su cosa? Su No, su Discord. Discord. Zetto gli ha detto: quando il mio, se il mio intestino lo permette. Ok, va bene. Allora, mi chiedono cosa è il tedesco a sinistra, quando è carico, premendo Shift, per un breve periodo di tempo ho un'invincibilità. E quindi, in quei momenti, come vedete, andare a piantarmi contro il nemico a farlo a fette. Io non lo posso fare. E Mac, invece, è sfigato di merda, non può farlo. Non l'ho detto io, l'hanno detto loro, eh. Giuro, c'è scritto in chat. Fischia una mod. Ah, io non capivo di cosa stavate parlando. Dice. No, non è una challenge, non è una challenge, è una mod che potete trovare su lo Steam Workshop adesso. Da 2 ore fa. Da 2 ore fa. Perché abbiamo tutte cose fresche di giornata. Sì, perché noi cerchiamo solo il meglio e soprattutto le ultime novità. Mi piace che daremo Zetto versione gayzer, cioè proprio gay nel senso di omosessuale Come zero. può Mi piace. essere un omosessuale a Gayzer. spruzzo? Come può funzionare? È un gayzer che lancia arcobaleni. Beh, Oppure piscia anche un arcobaleni da. pacifista può pisciare arcobaleni, che ne sai? Non deve essere per forza omosessuale. No, sì, in effetti hai ragione. Cosa può essere? La Vanguard Si veste funziona molto con le bene, un pillole. geyser che si veste molto bene. E che ha senso del Ah. gusto. Ecco, potrebbe essere. Dicevi, la Adesso Blankard? funziona anche con le pillole? No, mai capitato. No, con le pillole no, serve il coso, serve il, come cazzo si Placebo. chiama? Il placebo. Placebo. Yes. Ok, visto perché sono un giocatore rodato, ne so tantissimo di Isaac. Hai centinaia di run di esperienza, però. Accumulata niente. Cioè, non saprei descrivere la mia situazione. Cioè, davvero ho fatto tante run, ho giocato tanto, ma non è che gli abbia accumulato questa esperienza. Com'è possibile? Cioè, anche un mulo, se gli fai fare 200 volte la stessa cosa, prima o poi impara. Non lo so, No. però più o meno sì. Potrebbe. Potrebbe succedere. E io ci Ma è provo. perché è Stiamo. la passione. Stai perdendo la passione. La passione per. Ah. No, per. Sto perdendo la Ti passione dirò. per The Binding of Isaac. C'è un ragazzo che ancora oggi stiamo prendendo in giro. Ah, opera maniera. Stiamo prendendo in giro ingegneria. Perché il primo anno disse: no, ma io sono per l'elettronica, la musica elettronica, queste cose, c'è proprio la passione. È una cosa che è impagabile. Cioè, con la passione. Ah, beh, sì, ci mancherebbe. Credo. È stato quello che andiamo al primo compitino di matematica 1. Consegna il docente il foglio a tutti. Lui si alza. Vado dal docente e lo sentiamo dire: prof, mi sa che mi ha dato quello di matematica 2. E noi diciamo: vabbè, può capitare, c'è anche qualcuno che vuole fare matematica 2. Risposta: no, è matematica 1. Cioè, questo neanche è riuscito a capire cosa stava facendo, però aveva la passione. E ancora oggi ricordiamo la passione. Ogni volta che sento questo termine mi viene in mente questo Della figura di merda fantomatico. che ha fatto. Cioè, passione. Però non Poverino, prendi per il invece. culo? Ha scritto, ma Payday 2 lo farete mai? Mi sta prendendo per il culo, secondo te? Boh, non so se te che hai problemi, eh. Ma so Mi che piacerebbe fare dei due. ci conosciamo, però Cioè, prendere se per il ci culo pensi, ha così. degli spunti fantastici Payday. Cioè, quattro che vanno a fare una rapina. Noi siamo quattro tra gli streamer più disagiati che l'Italia possa offrire. Direi che caschiamo a fagiolo. Ma tra l'altro io ho dei giochi, ho delle puntate di Payday del primo sul mio canale, non so se lo sanno. La Lo gente facevi forse col non lo sa. Travelgum? Eh? Lo facevi col Travelgum? Oh, più o meno. No, credo che, tra l'altro soprattutto in Payday è tipo, sono tipo, saranno tipo 10 puntate, nel quale nelle ultime 8 ci sono io che dico no, vaffanculo. Gioco di merda, vaffanculo. Basta, è l'ultima puntata che facciamo, vaffanculo. Guarda che. Ma guarda, ma guarda, ma guarda che merda. Ma porca. Ma ti rendi così, tutto così. Quindi penso che sia stato veramente divertentissimo sentirci giocare. Comunque un giorno faremo, e l'abbiamo deciso, e anche d'accordo, faremo Counter Strike Go. Assolutamente. Go? Counter Strike Sì, Go? sì, sì. Sì, l'ho fatto per West, Counter Strike Go, quindi. Allora per forza dobbiamo farlo anche per noi, perché sennò poi mi offendo e sono geloso di West. No, solo per West posso fare di tutto. Farei di tutto per No. West, per voi no.
E lo sappiamo che West ha il nostro cuore. Ecco, per chi non conoscesse, Westfall Player One lo trovate. Oh, solo Westfall adesso. Ha cambiato il nome con la testa di minchia. Westfall su YouTube. Non lo so, cioè mi fanno anche i casini, mi cambiano le cose, mi mettono in difficoltà. Ha cambiato nome con la testa di minchia, mi è piaciuto. Io lo conobbi per primo. Verbo, può essere. Ai tempi lo conobbi, credo. Conoquei. già, che stupido, bravo. Ai tempi che avevo meno subscriber di lui, ero piccino, non che adesso sia grande, però ai tempi ero proprio uno scricciolo, e era Westworld Player One. Ma sei mai stato adesso uno scricciolo te, tra l'altro? No, o ti hanno partorito subito di 1,95 m, non lo so. Perché come l'idea? No, 1,95 m no, però già all'elementare cominciavo ad essere uno di quelli grandi, con i piedi grossi. Tipo coordinazione alle stelle. Assolutamente, io ho sempre stato coordinato, me lo dimostro ogni giorno che mia vita. Oggi mi sono inciampato da fermo. Fermo? Sei caduto dalle scarpe? No. Però ero, cioè, sono riuscito a mezzo inciamparmi da solo. Quelle cose belle. Che dici, si vede che il ragazzo ha fatto sport. Ha fatto sport. mi è sportivo, il ragazzo mi è uno sportivo. Sì. Bello, ecco Dark One con Samael. Divertentissimo. Ah, ce l'ho avuto anch'io. Divertente. Anche con l'invincibilità. Tanto vola. Io non posso usarla l'invincibilità, porca di quella La tua mod alla meningite non è colpa nostra. Ma porca miseria. Vaffanculo. Vaffanculo. Perché non c'è la barra del boss? Sì che c'è la barra del boss. Ma Ronald, la barra del boss è coperta dalla scritta GHSS numero 137 più o meno dalla puntata 60. Quindi non so come te ne sei accorta solo adesso. Però vabbè, ok. Oddio, God mi ha aperto un mondo. Sai che Westfall adesso è Westfall con il minore e la trancio. E la pizza, sì, il trancio di pizza. Adesso c'è il trancio di pizza, sì. Ma io non lo sapevo. Ebbene sì, adesso c'è il trancettino di pizza. Perché quello è tutto cura del marchio. Sì, assolutamente. Lui branding, è branding. Sì. Branding. È assolutamente branding. Ma inteso come brandy, dico l'alcol, eh. Beve tanto. Una birretta con Westfall me la farei nella vita. Ma anche due, sì, anch'io. Dice alla che lui è uno che se le fa due birrette o no. Sì, ma figurati. Non lo so, sai. È maestro di tennis, quindi è uno sportivo, quindi però anch'io sono un insegnante, un allenatore, uno sportivo, però due birre me ne faccio volentieri, quindi non è... credo che anche lui non abbia di questi problemi, ecco. Io giocavo a rugby e se non ti facevi le birre non potevi giocare, cioè... Ah, non ti facevano entrare proprio? No, anche per quando esci se non te la fai, cioè... Vabbè, c'è il terzo tempo, sì, è vero, hai ragione. Non ti puoi fidare di uno che a terzo tempo non si beve una birra. In effetti. Io ho fatto un anno, una stagione solo per bere fortissimo con i miei compagni di squadra. Solo ed esclusivamente solo per quello. Sì, solo ho scelto una squadra rispetto a un'altra perché era vicina a Piazza delle Erbe, quindi via. E quindi via tutti. Dimmi poco. Party mode, quindi. Non ti ho mai visto in party mode. Party hard. Hai una party mode. Ho una party hard, io non lo sapevo. No, cioè non lo sapevi o non lo sapevo? Io non lo sapevo, te lo sapevi? No, ogni tanto succede. Cioè, party mode che però, cioè, è sempre il solito discorso che c'ho la party mode, però tanto posso bere anche 30 birre che poi è come... Cioè, non mi ubriaco, quindi posso essere un po' più allegro, che vuol dire essere... quasi vicino al suicidio, ecco, più o meno come diciamo la mia. Un po' più allegro vuol dire avere un po' più voglia di vivere rispetto alla media di gente che si è suicidata nella storia, però non è che non mi sono mai ubriacato, anche perché non ce l'ho mai fatta, come detto, quindi un ragazzo solare.
sono... Quando lo vedi per strada ti mette salutava, allegria. Salutava sempre. Salutava sempre. Salutava sempre. Esattamente. Road to Cirrhosis Mac Edition, esattamente. Comunque ricordo per chi è in chat da me su YouTube e su Twitch che se andate su cavgar.net/live/glitchard/narratusgames potete vedere in contemporanea me e due a giocare, basta che tenete un solo audio attivo, e se siete in chat di Glitch Road c'è molta gente, ci divertiamo facendo discorsi, cioè potete fare due discorsi in più con due birette assolutamente una pastiera. Ecco, durante l'ultima live che ho fatto, quella di Abe, mi sono divertito molto a leggere cose tra i messaggi dei miei amici, che a breve riprenderò perché sono un pezzo di storia, e il manuale originale di Abe, del gioco originale di PS1, sì, fa morire da ridere, sono dei geni. C'è tipo la prima pagina dove ti presentano, dovevano farlo ovviamente per obblighi, la console PlayStation con i tre tasti, sì, i primi che lo succede. C'è scritto: se devi consultare questo manuale per vedere come funziona la PlayStation 1, ti conviene posare questo gioco su scaffale da cui l'hai preso, perché non fa per te. Cioè, ti sfottono in una maniera geniale, siete davvero davvero bravi. 30 volte. Sono morto. Potrei essere morto. Samuel è un personaggio divertentissimo. Best PG ever. Best PG ever. No, non sono ancora morto, ma sto per fare. Sono quasi morto. Papi. Fax Brioche e Brioche Vegana, esatto. Ah, tra l'altro è vero, noi... l'ultima volta non ha preso la Brioche Vegana. Ah, ma che c'è questa fregatura in autokill che non capisci se te le danno automaticamente le Brioche Vegana a tua insaputa, o seppure è semplicemente il nome che hanno associato a quel prezzo, quindi esce sempre che Brioche Vegana anche se non lo è. Perché io ho il burro nella brioche, diciamo che sta, anzi, uno dei motivi per cui mangio una brioche è perché sa di burro. Perché buono, sa di burro. Eh sì. Io quando faccio la colazione in albergo mangio sempre la brioche. La brioche ci metto il burro, tra l'altro. Il burro. Quindi, e la marmellata sono cose, cioè, negli hotel fai quelle cose che non faresti mai a casa nella vita, tipo mettere il burro nella marmellata e la marmellata in un... una fetta di pane o qualcosa del genere. Io gradisco, io... però non sono fan della marmellata. Se fossi fan, però farei pane, burro e marmellata. Io invece il burro non l'ho mai messo neanche, cioè proprio mai da nessuna parte, però quando sono in albergo burro e marmellata vedete. Tranne quando sei in albergo con noi, perché di solito facciamo tipo le 6 del mattino e quindi poi... niente, sì, domani c'è Mister Colazione che ci delizia con... A parte Mister Colazione, esatto. Oh, mi sveglio, colazione, se vuoi vieni, se no non importa. Ciao. Colossale, che bellezza. Mister Colazione. Grazie. Visto WrestleMania, sì. Il mio commento veloce è... Questa risposta così laconica, perciò... dice molto. Se vogliono un mio commento su WrestleMania, questo è il mio commento. Questo è il mio commento. Mister Colazione, quanto tempo, vedi? Abbiamo risvegliato anche Inzetto dopo il... Tra una cagata e l'altra abbiamo anche risvegliato. Adesso poi quando arriva lo salutiamo. Diciamo. Quando arriva... Oh, ciao Mister Colazione, no, bentornato. Che bellezza. L'altro giorno mi sono messo a letto dopo aver mangiato un hamburger. Mi è ritornato proprio flashback del Vietnam, il panino del porco in mente. Il panino del porco. È stata una notte pesantissima, cioè io non so che cazzo, come ho fatto a dormire, ricordo che ero stra pieno di... Sì, però rispetto all'ultima volta siamo andati molto meglio. Minchia? Cioè molto meglio, dipende da cosa si intende per meglio. Mangiare, cioè, abbiamo resistito di più. Sì, senza dubbio. Porca troppa.
Houston, we have a problem. Porca pu. No. Sono in una stanza di quelle segrete con i fuochi i fuochi rossi e i fuochi normali. E due casse da scoppiare. Sto facendo lo slalom perché non mi ci posso avvicinare. Sai chi è un bel nemico da battere con Samael? Headless Horseman. Oh, che divertente. Voglio morire. What fun. Tra l'altro scoppiare le TNT è divertentissimo. Ok, ce l'abbiamo fatta. Minchia, il main event in che senso, Matta? Ti ha emozionato? Perché a me no. Però bene, nel senso, se vi siete divertiti sono contento per voi. Io sono venuto tanto nervoso. Basta, ma va bene. Sono ragazzi, basta divertirsi. Sono ragazzi, c'hanno queste prime esperienze. Queste prime esperienze è bello tutto. Invece poi sì, poi quando sbatti con la faccia contro il mondo. Ah, vedi, mi ha ucciso dentro e fuori. Va bene, ok, perfetto. Ok. Allora, no, allora, anche tutto lui è un torna. Veterano. È un veterano. Navigato. Un veterano navigato. Mi sono perso. Qualcosa. No, in chat, perché stanno vedendo cosa anche della mia chat. Che bella sensazione. Prendi Algiz, Blackhand, funziona. Lo so, però mi sto prendendo così tanti danni che se avessi preso Algiz non ce l'avrei fatta. Invece con True Farts, sì. 1, 2, 3, 4. Bidi, 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 bidi. Mi sa che il potere di Ebola oggi non funziona. No, non credo che finirà bene. Sta... Cosa che stavo pensando, motivo per cui andare... Cioè, cominciare a... a giocare contro Strike Go, e che adesso hanno inserito i livelli. Quando sei di livello ti danno degli oggetti che immagino tu possa rivendere sul mercato della comunità, e quindi ci puoi fare i soldi. Ci puoi fare i soldi. Puoi diventare un pro rivendendo facile. Rivendendo gli oggetti che fai con Counter Strike Go. Sì. Diventi un pro così. No, non diventi un pro, però ti fai i soldi. Potremmo fare più soldi sicuramente di quanti non ne faccio con YouTube. Sai cosa ho scoperto? C'è un sito che si chiama Glitcherud CSGO Lotto. Non lo so, non lo gestisco io, è di un mio amico. Mi ha detto che è un bel sito, è utile, si possono rivendere gli oggetti. Io non ve lo so dire perché non è mio, però... Però è un bel posto. Capisco dove tu voglia andare a pagare, sono confuso. No, se non sai come cosa è successo nell'ultimo annetto tra scandali e cose varie di YouTube, no, questo mio commento è incomprensibile. No, ma io non so, lo sai che io di YouTube non so un cazzo. Dopo 3 anni che sono qua, ancora non ho scoperto dove è l'ingresso principale. Non c'è ancora da rete. Praticamente c'ho le chiavi sotto lo zerbino. Sì, dimmi, sono curioso. Praticamente c'erano degli youtuber di CSGO che hanno creato un sito di rivendita e gioco e stile gioco d'azzardo di skin di CSGO. Funzionava così, tipo: tu hai le tue skin e i tuoi oggetti che hai recuperato, sì, e comprato o no, e li metti in gioco con un altro personaggio, con un'altra persona dall'altra parte del mondo, e ne metti una da una parte e una dall'altra, e poi uno perché il sito tira una moneta, testa o croce. Se hai vinto tu, vinci anche la skin o l'oggetto dell'altro personaggio. Quindi praticamente c'è questo piccolo particolare, che le skin che metti in gioco valgono dei soldi. Sì. Quindi è praticamente gioco d'azzardo. Sì, sì, soltanto sì. Soltanto che non era pubblicizzato come gioco d'azzardo. Non avevano messo a norma il sito come gioco d'azzardo e così via. E lo pubblicizzavano, punto primo, come un sito non loro. Pubblicizzavano dicendo: mi hanno contattato, questo sito mi ha contattato, fa queste cose qua. Che fa per fare queste cose, mi ha dato
ammetto, mi hanno dato qualche skin per giocare, per darvi la dimostrazione di come funziona, però non sono stato pagato e cose varie, no? E facevano vedere soltanto le cose in cui vincevano e continuavano a vincere, continuavano a vincere, continuavano a vincere, ed era tutto truccato. Sì, Perché sì, il sì, sito, sì, sì. appunto, primo il sito era loro, punto secondo, le vittorie erano tutte finte. Certo. E Come è quindi, truccato qualsiasi gioco d'azzardo, sì, secondo me? esattamente. E quindi il fatto che non abbiano pubblicizzato il fatto che era gioco d'azzardo e non abbiano messo norme e regole per regolare il gioco d'azzardo ha fatto sì che molti minorenni andassero a giocare su questo sito. Certo, Questa cosa poi ha portato a scandali e cose varie e a anche in galera, a mandare in galera un paio di youtuber. E vedi? cosa ci guadagnavano gli youtuber? Ci guadagnavano un sacco di soldi tra tasse, ovviamente questo spostamento in denaro portava A pubblicità, B qualsiasi cosa del genere a una ritenuta piccola che va nelle casse dei gestori del sito per i servizi, quindi di conseguenza loro guadagnavano una caterva di soldi su gioco d'azzardo che non regolavano e non normavano come gioco d'azzardo, Non gioco da quindi una cosa non illegale di più, molto più che illegale. E sono andati, alcuni sono andati in galera, nel senso, quindi bene. funziona una volta la galera, Sì, finalmente. finalmente ogni tanto. E Una quindi c'è stato molto soddisfazione? YouTube drama e molto disagio perché uno ha reagito bene, uno dei due responsabili ha reagito bene, uno invece mi ha sbroccato. Classica scena, voi siete Dio nulla senza di santo. me, cose varie, queste cose così, di Che solito. bellezza. È Sì, è stato. L'ho bello seguito avere un po' di tardi quando YouTube ormai era già Italia in giro per il successo. mondo. Eh? Sembra di sentire l'esportazione di YouTube Italia in giro per il Ma no, mondo. ma YouTube Italia in confronto a quello che succede ogni tanto, YouTube mondiale è niente, siamo delle pippe, siamo delle pippe. Dice. Però il peggio lo prendo, il Però. peggio lo prendiamo sempre, il meglio no, però il peggio lo recuperiamo sempre molto 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 volentieri. Assolutamente, noi no, mai che si resti indietro, ragazzi. Sul peggio, ovviamente. Anche soggettivamente tradendo su CSGO all'epoca mi feci 120 euro in un mese. Minchia. Ebbè. Minchia. Non era un culo e mi metteva a rompere le palle agli inglesi per convincerli a scambiare le armi, con guadagno di centesimi di euro, centesimi fino a euro. Una noia, infatti non lo faccio più. Sono come quelli che a Guild Wars 2 giocano stando fermi all'arco del leone perché non fanno altro che comprare gli oggetti e riflipparli quando vendono, costano di meno. E quindi passano la giornata ferma e fanno oro così, lavorando solo sul mercato. Però lì non fanno soldi, fanno oro e basta. Sì, no, non fanno soldi reali, però nel senso fanno E invece è successo, e voi fai cosiddetti. giochi reali, soldi reali, è quello il Sì, sì, problema. sì, sì, sì. È Perché quello il poi. peggio. Quando hai tanto oro lo puoi convertire in gemme, cioè quindi no, non spendi, Cioè, diciamo, risparmi soldi. sul tuo gioco, Sì, ma però non non è puoi che. venderlo ad altri, quindi fai Assolutamente sì. un guadagno sul tuo, ma non può diventare azzardo comunque a prescindere, diciamo. No, infatti. No, con liberi, cioè libero mercato come quello di Steam, che in teoria è semplicemente un libero mercato. Sì, 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 sì. La comunità decide i prezzi e te ci stai o non ci stai, puoi vendere, puoi comprare, fai quello che vuoi. Non c'è un gioco d'azzardo vero dietro. È questo leone imprenditore, capito? È un leone imprenditore che non conoscevamo, ho detto che adesso ha smesso perché è una rottura di balle. Detto, i primi 50 euro sono un dito in culo incredibile, poi comincia a essere interessante. Boh, ti credo? Posso dire così? Ti credo. Sì, ci fidiamo sulla parola. Sì, esatto, appunto, quello che. No, no, ho fatto una cagata, vabbè, fa lo stesso. Tutto a posto. Sono arrivato addirittura dopo mamma. Mi sorprendo della mia longevità. Oh, guarda, se volete ho aneddoti di YouTube, dicono belli questi aneddoti di Meg su YouTube. No, no, ce ne sono anche peggiori. Ogni tanto li seguo, nonostante li disprezzi, ogni tanto mi capita così, per curiosità, per mera curiosità. Neanche Escono se fuori devi delle robe. gossipgirl.
Però diciamo che loro la vivono meglio, nel senso, quelli a grande, quelli grandi gli fanno culo, rompono le balle, cose varie, ma quelli medi la vivono meglio. Invece qua in Italia, Belini, se sei un attimino, se sei solo che piccolo, un po' più grande, poi ti devi succare la gente che ti rompe le balle, non è... Non sì, è divertente. Cioè, a me la cosa che davvero fastidio di YouTube Italia è che c'è la mentalità italiana di volerlo monopolizzare in qualche maniera. Cioè, non è più una cosa... Cioè, sì, la è, per Dio, perché siamo qua a fare queste cose qua, quindi lo è. La cosa portata da quello che ha qualcosa da raccontare, ma è un'opportunità per monetizzare. Quindi qualsiasi contenuto che prima poteva essere televisivo... o che me ne frega, nuovi contenuti che vogliono proporsi li facciamo, ma con l'intento di far soldi, e quindi ci metti dietro grandi campagne pubblicitarie, grandi manager, grandi stronzate che invece in senso c'è gente con grandi numeri del mondo anglofono che è riuscita ad arrivarci senza bisogno di tutto questo, semplicemente perché hanno dei contenuti da portare, perché hanno qualcosa da dire, perché sono bravi a farlo. Exactly, noi invece spremiamo tutto fino a quando, fino all'ultima goccia, fino a quando poi la gente non si stufa completamente, allora poi è troppo tardi. Sì. Che bello, che argomenti allegri stasera. Che allegria, eh? Finisce sempre come quando parli con la nonna, che poi finisce sempre sullo zio che è morto di cancro perché stava male, cose varie, queste cose così. Queste cose allegre. Cioè, ma adesso sta meglio. Sì, no, ma sta meglio adesso. È stato un brutto periodo. Ma sai, anche zia Suntina ha avuto... Le è caduta l'ernia. Poi... Ah, sì? Un'operata. Così, comunque così. Mi sposo domani, nonna. Se sei interessato, sì. Vieni. Se te ne frega qualcosa, sarebbe... Il battesimo di tua nipote. Ah, nipote? Non sapevo. Davvero? Al funerale della vicina, probabilmente. Beh, sì, devo andare al funerale della vicina. Mi sono perso la scena. Allora, ci ho buttato 800 ore della mia vita in CSGO? E 1800 leone? Leone, non ti facevo così... Così CSGOaro. In realtà le prime esperienze, le prime grandi ore passate su Counter-Strike era su Counter-Strike Source, quello ancora prima. Sì, vabbè, quello lì un pochino l'avevo provato anche io. Bei tempi quelli, mi ricordo su TeamSpeak, le prime volte che usavo TeamSpeak, andavo alle medie tipo. TeamSpeak ci si metteva su Counter-Strike Source a fare l'imbecille, una figata allucinante. No, essendo io vecchio... Non c'era Source, era Counter Strike e basta. Ancora prima, fai sì. Che roba. Che roba la vecchiaia. Steam non esisteva, figuriamoci. Poi dopo, forse con Source, poco dopo hanno messo come semplicemente programma per gestire queste cose qua, per evitare gli hacker, quelle cose lì. Nelle partite, e poi è diventata una bomba Steam, grazie a Gavin Welch, ha capito tutto dalla vita. Grazie principalmente ad Half-Life 3. Sì, anche quello. Soprattutto. No, Half-Life 2, vabbè, quello poi. No, io pensavo fosse la battuta. No, ecco. Dovevi farmi l'occhiolino perché poteva benissimo essere una battuta. Ok, va bene. Ok. Ringraziamo come sempre Half-Life 3 che ci ha tenuto attaccati allo schermo per ore. No, era... Volevo dire Half-Life 2. Mi ricordo che la gente diceva, ma adesso devi installare un'altra roba, poi per che cosa, che serve, che noia, poi scaricare da internet, poi non funziona, devi andare su internet, devi provare, ma serve, e invece c'è il mio bel disco, che cosa me ne frega, poi se mai lo rivendo, il disco dei giochi per PC, i bei tempi quando si vendevano i giochi per PC, si scambiavano. Per le console questa è una cosa che esiste ancora abbastanza. Cioè non so se esiste ancora, però esiste ancora abbastanza. Ma sono andato a vedere l'altra volta. Sono andato a vedere l'altra volta per vedere se riuscivo a prendere qualche giochino interessante da GameStop. O
sono in un GameStop, ho cercato in un GameStop sfigato, che è quello per chi è a Genova, quello alla Fiumara, che tanto sfigato non lo è, ma non c'era una fava, ma proprio, cioè non c'era veramente, non c'era veramente, veramente, veramente niente, io non so. Ci ho trovato un Bloodborne a tipo 30 euro, che poi ho preso a 19. Ho rifiutato e poi ho preso a 19 due settimane dopo direttamente Lo store. dallo store. Infatti. Quindi, ma veramente c'è poca roba o niente. Ma io mi ricordo quando, cioè, bene o male, da GameStop, guarda, ci facevo un salto perché a volte trovavi quei giochi dimenticati da Dio per il computer che non si caga nessuno e dici, no, mica, questo lo conosco, questo è fiero, lo prendo, riesco a prendermelo un pezzo buono. Una volta all'anno capitava, niente di che, una cosa particolare. Però se capitava, capitava. Di recente sono andato e dici, prima, cioè, non sanno che esiste Steam, esistono cose dove, cioè, non potete vendermi un gioco uscito un anno e mezzo fa a 60 euro, che botta c'avete? Cioè, non... Certo che non te lo compro, cioè, o caschi sul pollo che è rimasto a 20 anni fa e quindi dici, vabbè, il prezzo è quello, me lo devo prendere. Oppure una qualsiasi persona che ha internet, prima Steam, adesso è Digital Store, appunto, Sony o Microsoft, me lo compro lì a un terzo del prezzo. Lì proprio non riesco a capire. Cioè... No, io vedo che GameStop sta cercando un attimino di distanziarsi dai giochi normali per PC. Ora praticamente le uniche cose che gli ho visto vendere per PC sono tipo le classiche, come le limited edition e cose varie. Sì. Non gli ho visto vendere roba allucinante, tipo, non so, The Sims 3 in vendita a 50. Lo vedo più che altro da posti tipo Media World, che fanno Sì. ancora. Lì quelli invece, quelli proprio sono fuori come dei poggioli, vedi Sì. decine di copie di giochi usciti nel 2012 in vendita a 40 euro, 50 euro, dici, ma Sì. tutti i giochi. Ma lì perché non c'è un addetto che sa come funziona il mercato e quanto costano le cose se te le prendi da qualche parte, è normale. Oppure sono costretti per i metodi, cioè per politiche aziendali, a venderlo a prezzo pieno, però non lo vendi mai più. Sì, o non lo vendi più, ma loro se ne sono dimenticati, secondo me, nel frattempo. Sì. L'unica cosa che ho preso da GameStop è Chrono Trigger per DS a 12 euro. Tuttavia, valore di mercato 70. Beh, no, valore di mercato Chrono Trigger, difficile che costi 70 euro. Però, valore del gioco in sé per sé 70 euro, ok, va bene, d'accordo, siamo d'accordo, ma valore adesso di un gioco che c'ha X anni, ora non mi ricordo quando cacchio è uscito, ma ne ha più di 15, direi. No, sicuramente più di 15, siamo nel 2018. Minchia, se ne ha più di 15. Cazzo, neanche 20, direi. Non credo che possa costare 70 euro. Anche se per DS, ma che quindi è un rifacimento. Intanto Johannes ci dice 137 è un numero dispari difettivo gemello primo non totiente. Non palindromo, congruente ed odioso? Come odioso? Odioso, Odioso? odioso. Johannes. Ma mi prendi po' culo? Oppure è vero? E se è vero e non mi prendi po' Cosa culo? Cosa significa? significa? Grazie. Ecco una domanda. Dato che io ho una PS4 adesso, ti interessa comprare Destiny 2? No. Assolutamente nope. Perché? Perché a parte che quel genere di giochi non mi piace, però ne ho parlato, non mi ricordo quando, settimana scorsa, non mi ricordo. Ne parlavo con Zetto, forse ne parlavo fuori. Ah, no, forse in overtime, non mi ricordo. Di cosa? Ciao, Ciao, di non Destiny parlerai più. 2 di Destiny Destiny? 2. Ah, non mi pare ne avessimo parlato. Allora, con chi cazzo ne ho parlato? Non ho parlato con Con te. Edo, forse. Ma che avevamo parlato del primo. Ok. Non era con te. Ne ho Non parlato mi col primo che pare. avevo detto che ero super esaltato, che sembrava tipo un incrocio tra. No, 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 non hai parlato con me. No? Allora no, allora non mi ricordo con chi. Forse non ho parlato con Edo.
Che sembrava un incrocio. Ti confermo, il 137 è un numero odioso. Ma che cazzo vuol dire? Beh, se vuoi te lo spiego, non è facile, non lo sto capendo troppo neanche ma io. Ma guarda, se vuoi ti do il tempo per spiegarlo, perché allora, sono troppo curioso. Si deve prendere la successione dei Two Emors. Certo, aspetta un attimo. Aspetta, eh. Ok, ce l'ho. Ma chiamata anche, ovviamente, come tu sai, l'associazione di Brue Two Emors. Beh, c'è scritto sopra, quindi sì, sì. È una sequenza di cifre binarie che trova applicazioni in vari settori della matematica. Non ti dico con cosa inizia la successione, perché sono tipo... Una perché è una bestemmia? Ah no, scusa, no, perché sono... No, sono una cinquantina di numeri solo che è in binario, ciao uh-huh. Edux, no? Salve a tutti. C'è che zetto? Tutti insieme, sì, sì. Sono un attimo, è arrivato adesso. Sono 10 minuti che non vado in bagno e quindi dico, posso provare a stare in tematica. Di base, la definizione diretta è... L'ennesimo numero della successione è 0 se l'espressione di n in base 2 contiene un numero pari di 1. Ed è 1 se ne contiene una quantità dispari. Sì. Ah. Ok. Ah sì, in binario se pari, cioè 0 se... Esatto, il matematico John Conway ha definito numeri odiosi i numeri interi n tali che t di n è uguale a 1. Testa e di inerchia. Numeri malvagi invece, quelli per i quali tn è uguale a 0. Ma che visione della vita c'ha? O sono odiosi o sono malvagi? Si tratta di un gioco di parole nella lingua inglese tra odious and evil, okay, che significa odioso e malvagio, e odd e even, che significa... Beh, un bomber. Era un giocherellone, ma deve essere stato un mito alle feste quello lì. Questo è il simpi John Conway della comunità matematica. Sì, sì, ma alle feste deve essere stato un trascinatore. E come siete arrivati a tutto ciò, per curiosità? Sì. Perché il 137 è un numero odioso. Ah, wow. Non me lo sono inventato, dice infatti Johannes. No, no, ma scusa, non è che non mi fidavo di te, però minchia. Cioè, mi dici così io. Nobel per la simpatia glielo darei. Ah, madonna. Un Nobel per la simpatia? Cioè, è l'autore dell'algoritmo Doomsday. Doomsday, tu hanno colore in vede, ma stai, ho sbagliato, ho fatto confusione. Se lo chiama dopo Isaac, quindi? Chiama Tricky Towers! Bene, che me l'hai detto. L'hai comprato, vero? Per quello ho chiesto. Ma minchia. Ah, è su Lambo Store. Lo so. Non lo so. No, non ve la faccio. Avete visto Samurai Jack? No, non ancora. Quelli merda, non avete visto il primo episodio della terza stagione di Rick and Morty? No. Non ancora, perché stamattina il poco tempo che ho avuto l'ho dovuto guardare per essere meglio. L'ho già visto 3 volte, cosa state dicendo? Addirittura! Sì. Manco fosse sì. Qualcosa di figo, vedi. Testa di minchia, guarda. Perché ti veniamo a cercare tutti. Madonna. Lo sai che se te lo vedi te così, senza aver visto il resto, ti gasi di brutto e ti vedi il resto in 2 giorni, ne sono sicuro. Non credo. No, ma non metto in dubbio che sia bello, che sia divertente, perché se lo dite così di solito poi ci vado sotto anche io, però non ho proprio il mio cuore, non spinge per vedere qualcosa che sia una serie di più di 3 puntate, o The 70's Show anche volendo, ma neanche quello cioè, sto vedendo, tra l'altro. Cazzo, sì, ma perché finché non voi merde non lo vedete, non mi date la soddisfazione. Guarda che di io ero più avanti di te se va bene The 70's Show. Porca, non credo. Non credi? Guarda, Fred, riusciamo a ti giuro che riusciamo a raggiungerti in un giorno. Ma quello è probabile. Guarda che non ho visto tanto The 70's Show. Ma tanto. Quanto? Tanto. Ecco. Ma tanto quanto? Eravate piccoli. Perché sono in situazione... Se vuoi, se mi autorizzi a entrarti nell'account, te lo dico subito. Ecco. Ah, ma adesso lo faccio in un secondo. Ecco, perché... cioè... possiamo io. Sono andato a cercare un po' di notizie sul nostro ormai amico e maestro John Conway. Che ormai lo chiamiamo Johnny Conway, ormai. Johnny, sì, non esatto. Dire. È autore di anche giochi matematici. Cioè, ma party game, tipo coso, tipo sì, la sì. Jackbox. È Johnny Box Party Pack, è famoso, me lo ricordo, è su Steam. È in offerta. Ha creato il gioco della vita. Scritto proprio si chiama così? Game of Life. Gioco della vita. Mio Dio. è praticamente un automa cellulare. È l'esempio più famoso di automa cellulare. Chi non lo conosce?
Certo. Ce l'avevo come compagno, era il mio compagno di banco un automa cellulare. Terza. Ha anche creato invece un gioco proprio carta e matita negli anni 60 insieme al suo amicone di bevute, probabilmente Mike Patterson. Il gioco prevede due giocatori, si chiama Sprouts. Su un foglio vengono segnati N punti. A turno i giocatori possono unire i punti secondo le seguenti regole. Una linea tra due punti non può intersecare altre linee. Da ogni punto non possono dipanarsi più di tre linee. Nella variante Brussels Sprouts, invece, dei punti sono presenti nelle croci. Cavoli di Bruxelles. Da cui possono far partire quattro linee. Sì, esatto. Si chiama Sprouts, gioco normale. La variante Brussels Sprouts. Va bene. Beh, è un gioco divertente. Vi metto le immagini esempio di una partita di Sprouts e di una di Brussels Sprouts su Discord, perché sono interessanti da guardare. Ah, santo Dio. Mac, adesso facciamo il confronto così ti posso ammutolire una volta per tutte. Ma no, vabbè, ma io la vidi in streaming, quindi sono sicuramente più indietro su cosa che su. L'anteprima è sbagliata. Dovete cliccarci. Belle. No, ne ha fatto anche un altro di gioco, si chiama Decadimenti Audioattivo. Nonna, ha fatto solo giochi sto qua. Stagione e 4, episodio 15. Tu? Sì. Cioè, adesso ti devi guardare Rick and Morty. È l'unica serie che tu hai guardato. Lì dentro sì. No, ho detto, ho visto ben due puntate di Santa Clarita's Diet. Carino. Com'è? Carino. Quelle due puntate. Sì, carino. Chiedetegli una chi così lo recensite. Cazzo, hai ragione. Chi? Ah, sì, certo. Sprouts, scherzi? Certo. O il gioco della vita, cioè, minchia. Ah! Come sei messo? Mi conviene avviare il cook o... Ma io mi sa che sto per morire, ma molto a breve ci lascio le penne, però... Io per sapere quello. Perché Samael è molto divertente. Guarda, bestemmie. È più divertente di... E come era l'altro Elam? Come cazzo si chiamava quel minchione con l'arco e le frecce? Elam! Mamma mia. Oh, mi piaceva tanto. Minchia, è una figata. Questo è meglio. Questo è molto più divertente, guarda. Ma guarda, ha uno spasso, L'audio di David Towers. Dimmi. Sai, mi hanno... Su Keymailer. Sì? Mi hanno appena offerto The Seat, lo conosci? The Seat. No, mi manca. È tipo un gioco stile... come cacchio è? Quello del del terrorista, la mod del terrorista mi sembra su Garry's Mod. Ah, ok, ho capito. Trouble in Terrorist Town. Grazie. Cioè, in pratica siete tutti persone normali, tranne due che sono mutanti, che si nutrono di sangue e devono cercare di uccidervi tutti prima che scappate. E cioè, chiedi Holly Potato su Aerospace, che me l'hanno data. Magari la danno, anzi, sicuramente la danno anche a te. Ma l'avevi richiesta o te l'hanno data Puffi? Me l'ho chiesta, l'ho chiesta. In questo weekend mi hanno offerto tre chiavi a Puffo. Sì, anche a me, potrei chiedere tipo un gioco che si chiama 2.0, che non ho capito che cazzo sia, e altra roba con nomi strani. A me 64. E grande carisma, tra l'altro. Quello si vede perché Johannes Kaito è 69.0, sì, forse 64, sì. Non 64, ok. Sì, è una roba del genere. Johannes Kaito mi fornisce un'informazione interessante, dice: partita una disputa tra i fan di Samurai Jack e Rick and Morty. Perché sabato 1 aprile, come pesce d'aprile, i produttori TV hanno fatto uscire l'episodio di Rick and Morty al posto di quello di Samurai Jack. Sì, ritardando di altre due settimane la sua uscita. Ma perché sanno che io devo ancora vederlo e quindi mi hanno lasciato il tempo. Quanti episodi sono usciti di Samurai Jack? Finora, tre? Di tre? Mi sembra. Here comes the kid. Ah, The Seat, è scritto così, sì. The Chait. Sì, l'avevano... è quello... è quello che Northern Line e compagnia avevano provato tipo a Natale. E ti consiglio di andarla a vedere perché è tipo il disagio. Il disagio. 40 minuti per farlo partire ci hanno messo. Davvero? Sì. Ma magari adesso che è uscito hanno risolto di più. Sì, può darsi, però è stato più divertente il loro sclerarci dietro che il gioco in sé per sé. Però... dai, Fred. Sto allenando a Tricky Towers. Riesco a entrare anch'io su Tricky Towers. Yeah. Quanto cazzo mi sono divertito sto weekend.
Devi raccontarci anche quello, assolutamente. Ragazzi.